Una sfida. Non cambiano i toni usati dal vice premier Matteo Salvini sulla vicenda dei migranti imbarcati sulla nave Diciotti ancorata nel porto di Catania. Il leader della Lega spiega: il mio obiettivo è il no way australiano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L'Italia non è più il campo profughi d'Europa. Con la mia autorizzazione, dalla Diciotti non scende nessuno. Questa è la sintesi del Salvini pensiero. Il messaggio da ministro dell'interno è quello dell'intransigenza, almeno fino all'intervento concreto dell'Unione Europea. L'obiettivo è lo stop ai viaggi dei barconi, attraverso la creazione nei paesi di partenza di sportelli europei che decidono chi ha diritto di partire. Da vice premier Salvini mostra di non temere lo scontro istituzionale dopo aver minacciato la crisi di governo in caso di interventi da parte di Quirinale e Palazzo Chigi. Assicura la perfetta sintonia col premier Conte, il cui intervento pubblico in queste ore resta un post su Facebook in cui chiede alla UE di battere un colpo. It is the policy and practice of the Australian government to intercept any vessel that is seeking to illegally enter Australia and safely remove it beyond our waters. If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home. The rules apply to everyone, families, children, unaccompanied children, educated and skilled. There are no exceptions. Do not believe the lies of people smugglers. These criminals will steal your money and place your life and the life of your family at risk for nothing. The message is simple. If you come to Australia illegally by boat, there is no way you will ever make Australia home. No way, non farete dell'Australia la vostra casa, è lo slogan usato dal governo australiano nel 2014 in una campagna per tenere lontano i richiedenti asilo, con tanto di video e addirittura di graphic novel dove si vedono persone fuggire da guerre e persecuzioni tenute in centri di detenzione a largo del paese. E oggi la politica verso i richiedenti asilo continua a essere la stessa. Per capire come funziona bisogna tenere conto della geografia dell'Australia. Quando le imbarcazioni raggiungono le sue coste, i migranti non vengono fatti sbarcare ma portati in due isole dove si trovano centri di detenzione in cui vengono trattenuti. Si tratta di due territori offshore, l'isola di Nauru nel Pacifico e l'isola di Manus in Papua Nuova Guinea. In alcuni casi ci sono anche respingimenti in alto mare. Vengono tenuti lì in attesa di verifiche, ma anche se vengono riconosciuti come rifugiati non vengono trasferiti poi nel continente. Nonostante i ripetuti appelli da parte dei gruppi per la difesa dei diritti umani, per il trattamento riservato ai migranti, tra cui molti minori in questi centri, i continui scontri e l'epidemia, il partito di governo e il principale partito d'opposizione procedono concordi, politiche forti contro i richiedenti asilo, perché sostengono il loro viaggio è reso possibile e controllato da bande criminali, quindi si sentono in dovere di ostacolare questi traffici. Dopo che la Corte Suprema di Papua Nuova Guinea ha decretato come incostituzionale il fatto di restringere il movimento dei richiedenti asilo, l'Australia lo scorso anno ha risposto dicendo che avrebbe chiuso il centro di Manus. Sgomberati con la forza i migranti che si trovavano nel centro, sono stati di fatto abbandonati, denuncia Amnesty International. Altro conto invece se si tratta dei migranti di lusso. L'Australia è infatti in testa alla classifica delle destinazioni, con i milionari che la scelgono tra le mete preferite per la vicinanza con l'Asia, la relativa sicurezza e le agevolazioni fiscali.